chi sel Maria, una mano tesa cosa rughe, fizzu do Gesù, lamentose su cutto sa oghe, sa mamma bianche su fizzu afflitta, sa carena in sol benu io rutta. Piedosa, gioia da, sua chiesa alzaia da che lui, da essa rughe, sa pregunta, de lui amare assurti muolu, e si canta sa lenu e sa vita, sa supplica dai deus accollida. Originale, che la vedete là sopra, lucernaio per far passare luce e calore. Perché i tetti è una cosa che stanno riproponendo alla stragrande, questa storia del lucernaio. Prego, potete entrare. Qui voi ora vedete una cameretta, no? Ma inizialmente qua non c'era una cameretta, sapete cosa c'era? Brava. C'era un cucinino e qua c'era un divisorio, lo vedete? Si vedeva appena. E qui c'era un buco. Sapete cos'era questo buco? Per buttare giù. Era il bagno. Avere il bagno in casa all'epoca era una cosa molto inusuale, perché i bisogni si facevano all'esterno. Fare i bisogni all'interno era impensabile ai tempi di allora. Però perché zia Boricca, l'ultima proprietaria di questa casa, decide di fare il bagno in casa? Venite con me che ve lo spiego. Allora, voluta far conoscere lì in preghiera, in ginocchio. Perché? Allora, zia Boricca è l'ultima che ha vissuto in questa terza generazione, in questa casetta. Zia Boricca era una donna sarda, era una donna ottanese. Le vecchie donnine sarde di un tempo, bassine, minutine. Come mia moglie. Lei era zia Boricca. Zia Boricca era una donna molto sfortunata. Rimane vedova giovanissima, è mamma di due genitori, nasce con l'epilettica, perde l'uso delle gambe, successivamente perderà anche l'uso delle braccia. Zia Boricca è anche mamma di Luigi, che a soli 13 anni si ritrova a fare il seracchetto, ed era lui che fondamentalmente provvedeva al sostegno di questa famiglia, perché papà ormai non ce l'ha più. Quindi si ritrova a soli 13 anni ad andare a lavorare in campi, dal sorgere del sole al tramontare del sole, perché prima si lavorava così, no? Come spuntava il sole a quando calava. Quel giorno là Luigi esce per andare a lavorare, scoppia un forte temporale, cerca riparo disperatamente e non trova riparo se non sotto un albero, verrà ritrovato a distanze di ore molto folgorato. Quindi voi provate a pensare a questa donna che si ritrova vedova giovanissima, con la morte di un figlio e con una disabilità importante in casa. Però zia Boricca era una donna, non me ne vogliano gli uomini qua presenti, però le donne
hanno una marcia in più e hanno veramente quella forza che molte volte non sappiamo neanche noi di avere, però ce l'abbiamo, soprattutto quando poi si tratta di figli, allora è disumana la forza che veramente può avere una donna. E lei non si perde d'animo, decide di costruire il bagno in casa. Perché? Perché doveva trasportare la figlia in minor tempo possibile, non riusciva a portarla fuori, la doveva portare dentro. Quindi fa il bagno in casa e lei fu la prima a fare il bagno all'interno dell'abitazione. Saborica vacilla un pochino quando non riesce a portare Battisangelo a messa. Voi avete visto la nostra chiesa? Sì. Ci sono, è una cattedrale molto importante, un po' difficile da arrivare. Tanti gradini. Ma in questo caso Saborica cosa decide di fare? Di fare messa qua. Dove siamo noi? Cosa significa? Riunire più persone possibili in preghiera qui con lei, un po' per lei. Forse era un modo anche un po' di dividere il dolore, no? Dividercelo un po' per uno, un po' ciascuno. Quindi qua diventa consuetudine tutti i pomeriggi venire a recitare il rosario qua tutti insieme. Prima non avevamo i cellulari, che dicevamo sei in ritardo, no, ma c'era il rispetto, c'era il rispetto di una donna sola, c'era il rispetto di una malattia e soprattutto c'era il rispetto della povertà, perché prima non c'erano le pensioni, non c'era il reddito di cittadinanza, non c'erano queste cose. Sapete cosa c'era? C'era la solidarietà, c'era l'amore, quando il vicinato era famiglia, quando si lasciavano le porte aperte e tutti potevano entrare, nessuno toccava niente. Questa era la casa di Zia Boricca e in questo caso qui tutte le donne che arrivavano, perché poi noi siamo sardi, no? E lo sappiamo che noi sardi ce l'abbiamo questo codice non detto e non scritto, però lo conosciamo tutti, facciamo parte delle stesse regole, l'omertà, è vero? Il silenzio, è vero, fai bene, ma lo fa in silenzio. Quindi le donne che venivano qua arrivavano con la veste piegata e quel pezzetto di pane o quel pezzetto di formaggio o quel pezzetto di carne. Questa solidarietà tra vicinati ha salvato letteralmente una famiglia, ha salvato una donna e ha salvato la sua bambina. Queste figure femminili che delle volte danno così tanto per scontato, ma ascoltate cari miei, non siamo, perché la donna è colei che tiene unito, è colei che dà la vita, e quando si dice che dà la vita, la dà veramente in tutti i sensi, perché Zia Boricca si spegne solo quando è certa che qualcuno sia in grado di occuparsi della figlia. Lei si è spenta solo in quel momento. Danilo Fusetto era quel bambino che vedeva tutti i giorni uscire la nonna, la guardava dalla finestra e gli diceva no, ma non posso andare a fare un umano, con la veste piegata. Danilo Fusetto era il vicino di casa. Sardo, soy en tierra mía, sardo.
vagabondo sardoso, il sottisterro sardoso, andando a tondo, che è una cattare cuvero, che è una cattare cuvero. Sardoso in poesia, sardo e porto un saluto a Samena terra mia, Samena terra mia. Don't cry.
Questa è la lumaca Helix Aspersia Müller, che sarebbe la lumaca europea. Parliamo direttamente della mungitura, della trovatura della lumaca. Noi stimoliamo la lumaca in questo modo. Lei usa la lumaca usa la bava sia per difendersi, quindi entra dentro al guscio, alla conchiglia ed estrae la bava come autodifesa. Poi la bava serve anche per curarsi dalle ferite, quindi una volta che viene si spaventa e scende la bava. Sono all'incirca un grammo, per fare un litro di bava servono all'incirca 10 kg di lumache, che sarebbero circa 1000 unità. E questa è la bava. Poi il tutto scende in un recipiente, viene fatto decantare, dopo che viene decantata viene filtrata, microfiltrata, e poi tutto viene portato in laboratorio a Pula, dove vengono trasformati i prodotti: il siero, la crema viso e la crema fosco. Il siero è al 98%, è solamente bava, l'1% di stabilizzante, che non si può fare a meno, e poi il gel, perché col gel viene assorbito più facilmente dalla pelle. Thank you.
a mi panello.